Buongiorno, allora oggi non era previsto vlog, però devo assolutamente riprendere questo momento perché penso non ricapiterà più nei prossimi 2 o 3 anni. Stanotte ha nevicato e voi direte: oh mio Dio, ma cos'è l'evento incredibile? È che qui a Roma non nevica praticamente mai. E a parte che fa freddissimo, quindi adesso l'apro. Volevo assolutamente riprendere questo momento. Ma vogliamo parlare di quanto è bella la luce da neve? Cioè, guardate qua. E sì, mi sono proprio appena svegliata. Cioè, mi ha svegliato mia sorella facendo: oh mio Dio, io ho detto che cosa è successo? Lei la neve. Quindi adesso vi faccio vedere. Questo è il mio giardino innevato. Adesso vi apro la porta e vi faccio vedere fuori. Che poi magari per alcuni di voi, appunto, che vivranno, che ne so, Milano, Liguria, eccetera, questo sarà un evento così scialbo. Invece noi porteremo Wendy sulla neve, quindi... Sì, Dio raga, qui si vede tantissimo. Io sto gelando, lo faccio per voi. Guardate. Qui è tutto bianco. Che poi questa cosa la faccio anche per me, così mi rimane questo ricordo di una nevicata bianca bianca. In realtà già ieri c'era il cielo da neve, perché quando lo vedete tipo tutto bianco 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 è così. Poi ieri sera io e mia madre siamo andate al cinema a vedere le forme dell'acqua, tra l'altro bellissimo, e faceva un freddo cane. Un freddo cane, poi ho sentito chiuse scuole, rischio neve, quindi ho detto vabbè, chissà. Ed ecco qui il chissà, guardate il cielo quanto è bianco. Però mo, scusatemi, però io devo entrare un attimo. Devo far colazione, vi devo far vedere i nuovi tatuaggi anche. Quindi questo vlog, dai, qualcosa di cui parlare ce l'abbiamo. Ma sapete qual è la cosa più brutta? È che io oggi avrei dovuto prendere la macchina, ma non penso di farlo, anche perché prima è innevatissima e poi non me la sento assolutamente di guidare con le strade ghiacciate. Da questa parte dietro del giardino non è così tanto attecchita, non so perché, però è molto bianca e carina. Comunque adesso chiudiamo tutto e andiamo a fare colazione e dopo laviamo i tatuaggi, perché come vi ho spiegato anche ieri su Instagram, io praticamente da quando vado da questa ragazza, lei mi fa fare i primi 2 giorni con la pellicola perché è meglio, cioè li lavi e tutto però senza metterci la crema perché spurga ancora il colore in quei 2 giorni, e se ci mettessi anche la crema verrebbe tipo gelatina, non so se avete presente, se avete mai avuto un tatuaggio soprattutto a colori, così è meglio, cioè io almeno mi sono trovata meglio, poi voi fate sempre come vi dice il tatuatore e mi guarisco anche prima, quindi è una cosa fantastica. Io l'ho fatto venerdì sera, praticamente era pomeriggio tardi, e quindi spellicoliamo. Uno è qui e uno è sull'altro braccio, e appunto già su Instagram ve l'ho spoilerati, però ve li faccio vedere meglio qui. Poi devo assolutamente farmi la piastra perché ieri sera avevo provato a fare un boccolo, ma questo è il risultato. Altra cosa, sto iniziando a tra virgolette mangiare meglio. Ciò vuol dire: la mattina, al posto di mangiarmi i biscotti, mi faccio o il porridge o le crepe proteiche, queste cose così. Perché devo ancora perdere qualche chiletto in eccesso. Non tantissimi, ci cioè sono tipo 3-4 chili al massimo. Soltanto gli ultimi chili da perdere sono sempre faticosi. Quindi, visto che non ho tempo di fare tanta attività fisica, ho pensato di proporzionare il tutto col cibo. E devo dire che funziona perché ho già perso 1,5 kg, tipo, quindi in una settimana. Quindi, visto appunto che mi piace quando vi faccio vedere cosa mangio, oggi vi faccio vedere il porridge. In realtà non tantissime persone sanno che cos'è il porridge, ma per quanto riguarda la colazione io penso sia buonissimo e fa strabene, perché sono fiocchi d'avena, latte e poi sopra potete metterci frutta, qualsiasi cosa. Io preferisco metterci la frutta tipo la banana perché a me piace tanto così. E poi ci mettete un po' di frutta secca. Io ad esempio ho queste mandorle qui aperte, quelle fatte a scagliette, quindi ce le metto. E poi tutto quanto con un pochino di miele. Non tantissimo perché a me il miele non piace, a me non piacciono le cose zuccherose. Però adesso vi faccio vedere. Vi serve semplicemente i fiocchi d'avena. I miei preferiti sono questi della Fiorentini e io ne ho provati tipo tantissimi. Questi sono i più buoni secondo me, poi provare. Se poi volete tipo farlo un po' cioccolatoso, potete metterci un cucchiaio di cacao amaro. Insomma, queste sono le varianti. Come latte io non utilizzo il latte normale perché a me dà un po' fastidio, onestamente. E quello tipo senza lattosio o Zimil non mi piacciono. E io poi il latte la mattina non lo bevo e quindi ho optato per questo qui. Potete prendere anche quello di cocco. Questo è un
pochino più magro come il latte. E adesso vi faccio vedere i procedimenti. Prendiamo un pentolino, io molto molto piccolo perché la mia quantità è molto piccola. E come va fatto? Va fatto in proporzione. Se mettete tipo 2 cucchiai o 3 cucchiai di avena, dovete fare lo stesso con il latte. Io faccio sempre a occhio, quindi adesso vediamo. Allora, fuoco medio, io oggi ne ho messi un po' di più perché lo faccio anche per mia madre, e andiamo a metterci il latte di mandorla. Come vedete, deve ricoprire ed abbondare perché comunque si deve assorbire, deve far bene la sua cremetta. In realtà sarebbe anche pochino questo latte, però possiamo aggiungerci un po' di acqua per non usare tutto il latte. E poi questo comincerà a bollire e ad addensarsi, e potete assaggiare quando è cotto, logicamente si ammorbidisce. Ecco la nostra signor colazione. Quasi terminata, ci ho messo tutto, mancano soltanto un po' di mandorle ed ecco qui, cioè questo è buonissimo. Gwenda, ma non puoi camminare sul pezzo senza neve? Ce l'ha attaccata tutta sul muso, guarda che bella! Solo io con le ciabatte sulla neve. Che carino! Allora, siamo appena tornati dalla passeggiata. Non mi sono ancora lavata i tatuaggi, infatti mi tirano tantissimo. Poi avevo capelli ricci, mi è cascata addosso i chili di neve. Adesso si sta un po' sciogliendo, però abbiamo fatto le foto, passeggiata, insomma, carino. Adesso vi faccio vedere, aspettate. Vi faccio vedere che si sta sciogliendo, che è praticamente uscito il sole. Vedete, il cielo si è aperto. Adesso mi metto nella nostra solita postazione chiacchierata in bagno, che mi devo assolutamente togliere sta pellicola, che sono finiti 2 giorni. Gwenda si è divertita un casino. Poi era, vabbè, pieno di gente, tutti i vicini, tutte le cose, tutte persone fuori. C'era addirittura chi si era portato il Bob, cioè tipo per fare le discese. Invece io e mia sorella a fare le foto. Praticamente c'è un giardinetto qua vicino con gli alberi tutti innevati. Sembrava di stare tipo a Twilight, la battaglia finale, quelle cose così. Era troppo figo, quindi dovevo. Adesso poi vedremo se ne è uscita qualcuna di decente. Soprattutto perché ogni tanto c'era mia madre in mezzo, ogni tanto c'era Gwenda in mezzo. Adesso mi sto scoperchiando tutto e ve li faccio vedere. Ah, che dolor, che dolor. Praticamente si è sgonfiato benissimo. Appena fatto era tipo così il mio braccio. Cioè qui c'era, vedete, ancora un po' gonfio. Però era proprio tipo sporgente. E poi mi faceva malissimo. Invece adesso già si sta tipo cominciando a spellicchiare. Ho fatto questa che è una sirena. Sapete, io sono ossessionata alle sirene, quindi non potevo non farlo. Altra mia ossessione, il sushi. In realtà questo posto io l'ho sempre designato per il sushi. Ho sempre detto qui ce lo farò, qui ce lo farò. Alla fine ho preso e l'ho fatto. Ve li faccio vedere meglio. Guardate che meraviglia. Cioè, sembra vero. La sirena ve la faccio vedere così, anche se adesso non è guarita, è ancora un po' gonfia e tutto quanto. Non riesco a farvela vedere. Cioè, guardate che meraviglia. Lavaggio con acqua tiepida. La faccio uscire perché con sto gelo le cose, boh. E sapone intimo, io li lavo sempre così. Tra l'altro sto morendo di fame perché non sono abituata a uscire di primissima mattina, cioè almeno fare la passeggiata, queste cose. In più oggi stiamo a pranzo da mia nonna, quindi vediamo cosa ci cucinerà. Tatuaggio 1 lavato. Adesso cominciamo con la crema, ma già si sta spellando e questa è la cosa fantastica. Comunque so che tantissimi mi direte: Ila, ma tu sei impazzita che ti sei tatuata il sushi? A parte che tra tutte le cose che ho ormai neanche si nota più di tanto, però sapete quanto lo amo, non potevo non farlo. Cioè, io ho tatuato tutto quello che amo e quindi sì. Visto che già su Instagram qualcuno mi ha detto: ma sei pazza, perché l'hai fatto? Se poi diventi intollerante, ma che vuol dire? Cioè, comunque mi piace sempre. Tra l'altro, allora mi spiego un attimo perché ho fatto questo vlog oggi. Cioè, teoricamente ok, perché c'è la neve e tutto, però l'avrei fatto lo stesso perché domani io non ci sono, o meglio, martedì, mercoledì devo andare in ospedale. Adesso non è nulla di grave, non vi preoccupate. Semplicemente per l'operazione che ho fatto devo fare dei controlli, logicamente. Però devo fare dei controlli che prevedono un'anestesia totale, perché mi devono fare la biopsia al fegato, perché vi ho già spiegato che io ho dei problemi al fegato, quindi bisogna mantenere la situazione sotto controllo. Ogni tanto mi fanno questo tipo di analisi. E nel mentre mi fanno anche una sondina nello stomaco per appunto vedere se il mio nuovo stomaco dopo tipo un anno e
qualche mese sta funzionando come deve. Sto semplicemente dei controlli, però appunto devo stare 2 giorni in ospedale, quindi non avrò tempo, non avrò il materiale per poter girare e caricare i video. Quindi ho detto, faccio questo vlog oggi e voi lo vedete direttamente per martedì, che non so se sarà l'unico video della settimana, vediamo se oggi riesco a girarne un altro, che poi farò uscire. Però appunto non voglio lasciarvi scoperti, anche se questa settimana ho queste cose da fare, ci tenevo. Adesso vado con la Bepanthenol a mettere la crema. Non ne metto troppa perché sennò mi unge tipo qualsiasi cosa. Ah, mettere la crema la prima volta è doloroso. Tra l'altro non so chi di voi ha mai fatto l'anestesia totale. Io vabbè l'ho dovuta fare diverse volte. È una cosa dell'altro mondo. Ogni volta mi sento tipo in un episodio di Grey's Anatomy, Dr. House, queste cose così. Perché tu vedi la luce e loro ti dicono conta fino a 3. Non ci arrivi a contare fino a 3. Ti si spegne la luce, cioè, e poi ti risvegli che è tutto fatto. Infatti vabbè io ci scorso sempre. Poi queste cose mediche a me non danno mai fastidio, fortunatamente. Proprio a livello mentale, cioè non è che mi impanico o cose, perché so già come vanno. Io fortunatamente ho una soglia del dolore molto 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 alta, quindi so che se anche mi dovesse far male, ma tanto dopo la ripresa, almeno per questa volta, è davvero di un giorno neanche. Cioè dopo andrò in accademia molto tranquillamente, perché comunque devono fare tutto tramite interno, non so come dire. Quindi non ci saranno punti esterni, nulla di questo, insomma. Quindi io torno mercoledì e giovedì vado subito in accademia, anche perché uno non posso perdere tanti giorni e due non posso proprio perderli per le lezioni che spiegano. E quindi insomma va così. Adesso, una volta che li ho incremati tutti quanti, lascio un attimo asciugare più o meno la crema, che sapete la Bepanthenol non si asciuga neanche se glielo ordinate. Accendo il PC e vedo se vedermi un episodio di Keeping Up with the Kardashians, che adesso vi faccio vedere anche il sito dove lo guardo, perché tantissime me l'avete richiesto. In realtà sto proprio vedendo la 14ª stagione, che è quella attuale del programma, è quella più recente dove Chloe dice di essere incinta, Kylie non si vede quasi per niente, e che adesso sappiamo il motivo. Ho trovato questo sito e mi ci trovo da Dio. Ah, logicamente le puntate sono tutte in lingua originale. Ecco qui, questo è il sito. Come vedete è tutto in lingua originale. Ed è questo qui, solarmovies.ru. In realtà ci stanno un sacco di altre serie, tra cui io mi guardo ad esempio RuPaul Drag Race All Stars, che ancora non l'hanno messo da nessuna parte. Lì ci sono i sottotitoli in inglese, quindi se magari non riuscite a capire bene leggendo vi viene meglio. E tantissime altre cose, vi giuro, tantissime. Infatti averlo trovato è stata una fortuna, anche perché hanno chiuso il sito di guardaserie, perché si sono accorti che era un sito pirata a quanto pare. E quindi tutte le mie serie io adesso le devo vedere da un'altra parte, e questo è bad, bad, bad. Tra l'altro non riesco più ormai a guardare serie TV perché dovrei recuperarne troppe. Mamma mia, non ci posso credere. Eccoci, tovaglia egiziana on the road. Giorgia, ciao, saluta. Ah, ciao, ciao amore, quanto tempo che non ci vediamo. Ci vediamo ogni tanto perché lei è la mia postina di fiducia. Mi prende tutti i pacchi, vediamo qui se c'è qualcosa. No, niente, si è sciolto pure qua. Sei andata a fare una passeggiata su questa neve? Che sei matta? Ti proibito. Ecco il cibo, zucchine trifolate. Questo raga è una cosa superba, è pollo al marsala, buonissimo. Cosa stai facendo qui? Che cos'è? Frittata di riso? Con riso. Addirittura? Perché le scaloppine erano poche. Ah. Non potevo uscire con la neve. Ah, quindi hai dovuto fare qualcos'altro. C'era. Pisellini, adoro. Cipolla. Pasta al sugo. Non mi dire. Sto guardando questo film su alta definizione. Si dovrebbe chiamare Daddy's Home 2. Sì, esatto. Questo è il titolo del film ed è, vi giuro, una cosa epica. Se non avete visto il primo dovete vederlo e poi guardate il secondo, fa troppo ridere. Comunque mi stavo preparando per girare un video, così ho deciso mi porto un po' avanti. Ho utilizzato un po' di prodottini nuovi e adesso volevo usare questo qui, sempre nuovo. Me l'hanno inviato un po' di tempo fa ma non ho ancora avuto modo di usarlo, che è il Shape Shifter di Urban Decay, che appunto ha una parte crema e una parte polvere per il contouring. La base l'ho già fatta, vi dico cosa ho utilizzato. Ho usato il Total Control di NYX, io uso la tonalità 6, la cipria è la solita. Per le sopracciglia ho voluto provare questi di neve che sono fantastici, sono gli Eyebrow Colored Gel, e questo qui è il colore Roma Brow, che secondo me
ci può stare ed è una figata perché in realtà sarebbe una tintura tipo per sopracciglia, cioè anzi non una tintura, scusate, un gel colorato per sopracciglia, però è così pigmentato che potete addirittura proprio usarlo come un vero e proprio gel, quindi disegnarlo col pennellino e io l'ho fatto semplicemente con l'applicatore. Mascara World Hype di NYX Professional Makeup, guardate, c'è una cosa tipo assurda, questo mascara è bellissimo. Sulle labbra sempre un nuovo prodotto di NYX ed è un Powder Puff Lip. Questo è nella colorazione Moody Showdown, è il numero 07 ed è questo colore molto molto carino. E appunto adesso vado a fare il contouring, però volevo diciamo farvi un po' vedere, rendervi partecipi di questo procedimento, anche perché appunto non l'ho mai utilizzata. Mi piace abbastanza appunto perché ha lo specchio, poi qui ha la parte delle polveri e qui ha la parte dei correttori e ce ne sono parecchi anche carini. Queste sono le terre, sicuramente vado a usare questa che è quella più fredda. Allora, a parte che sono iperpigmentate, quindi dovete andarci piano. Nonostante il colore sembri freddo, in realtà è molto molto caldo e questa cosa non mi piace perché il contouring va fatto soltanto con le polveri fredde, però ormai l'ho messo, quindi questo è. Però come sfumabilità ci siamo, eh? E vorrei utilizzare anche l'illuminante che contiene, che adesso lo swatch, vediamo. È abbastanza riflettente, cioè è una cosetta molto molto blanda, eh? Non è un illuminante vero e proprio. Soltanto che la palettina, quella di Mulac che utilizzo io solitamente, l'ho messa nella valigia dell'Accademia e sta proprio in fondo, in fondo, in fondo. Quindi onde evitare di spostare praticamente tutto quanto. Ho detto, ma sì, provo altro. Cioè, ho tantissima roba, perché non provarle? E quindi eccoci qua. Fatto questo, vado appunto con l'illuminante. Non so se riuscite a notare, ma dà questa luce, però senza essere troppo aggressivo. In realtà dallo swatch sulla mano sembrava molto meno riflettente. Non mi resta che girare il video perché sono pronta, ho fatto tutto. Ho fatto un look in realtà iper semplice. Forse vado a riprendere un po' l'illuminante e lo metto sotto il sopracciglio. E poi comincio a registrare il video. Ah, tra l'altro, non so se avete notato, mi sono anche piastrata i capelli, così domani per andare in ospedale sono già pronta, preparata, non ho problemi, perché i capelli lisci sono molto più facili da gestire rispetto a quel semimosso che mi ero fatta. Ok, video girato. Sto esportando i file sul computer, così ce li ho già pronti, poi quando torno mi riprendo un po'. E stavo iniziando invece a montare direttamente, così faccio prima, stasera lo metto in carica e ciao, il vlog di oggi, quindi quello che starete vedendo. Però, visto che sono le 7 e io ho fame, vi giuro, ho fame, in più ho mal di testa, quindi dovrei mangiare qualcosa prima di prendere la medicina per il mal di testa, mi sa proprio che vado a cenare. Mi fa strano perché alle 7 io che ceno è un po' una cosa straordinaria, però se Gwenda magari si alza e mi permette di mobilitarmi, grazie. Ha capito, si è accasciata sul letto ed è rimasta lì. Comunque pensavo di mangiarmi una robina proprio così veloce. In più dopo devo preparare, oddio, ho fatto cascare tutto. Dicevo, devo preparare le cose per andare domani in ospedale. In realtà tutte cose molto comfy, molto sportive, tipo tuta o leggings o pantaloni morbidi e maglioni e cose del genere. Poi farà freddissimissimissimo. Ora io per cena mi mangio una mozzarella e un uovo sodo con dei pomodorini, me li accondirò. Così molto easy. Quindi vi dicevo appunto, devo preparare le cose. Ho già iniziato a preparare le cose per quanto riguarda il beauty, tipo per il bagno. Con me verrà mia madre, perché comunque con l'anestesia intera, se l'avete mai fatta saprete che per riprendersi ci vuole un pochino. Sicuramente me la faranno nel primo pomeriggio questa cosa, quindi tutto il pomeriggio appunto doveva starci qualcuno a, tra virgolette, controllarmi. Mia madre si è presa i giorni al lavoro e viene con me. Però, ad esempio, le altre volte quando faccio ricoveri e cose del genere sto da sola. Primo perché quando sei maggiorenne puoi o, tra virgolette, devi stare da sola per dormire, intendo. E poi non mi ricordo più cosa stavo dicendo, quindi vabbè, è finita così. Adesso metto a fare l'uovo. Tanto lo farò sodo, quindi ok. Ho tagliato la mozzarella e l'ho condita con sale e olio, molto semplice. Wendy!
certo con i panni stesi sui dermosifoni, ma noi rispecchiamo la realtà dei fatti. Quindi, vabbè, dopo tutte queste chiacchiere, visto che il vlog dura già tantissimo, però vi piacciono, quindi ok. Aspetto questo video, intanto mi mangio la mozzarella. Ho appena pubblicato sul mio profilo Instagram il giveaway in collaborazione con Quanticlo, perché mi hanno chiesto appunto se volevo farlo. Io naturalmente ho detto di sì, perché io adoro le scarpe di Quanticlo, adoro farvi regalini, quindi ho detto perché no, se ho la possibilità di far vincere due scarpe a due di voi, adoro. Quindi se anche voi volete partecipare, non mi seguite su Instagram, andate e partecipate, mi raccomando, perché è una bellissima cosa. Qui sto iniziando a editare il vlog, ne ho già editato un pezzettino, tipo 9 minuti su 28, quindi dai, più o meno dovrei farcela. Sono le 8:20, devo ancora struccarmi, mia madre mi ha portato la valigetta così comincio a riempirla. Vado a prendere l'acqua, così poi prendo la cosa per il mal di testa, perché nel mentre mi ero scordata. Oggi è stata una giornata crazy e non so se avete presente quelle giornate che tipo iniziano e non finiscono mai. Ecco, oggi mi sembra una di quelle, cioè mi sembra proprio infinita, infinita, infinita. Tra l'altro mi piace molto il trucco che ho fatto oggi e anche i prodotti che ho utilizzato. Dovrei farlo un po' più spesso. E tra l'altro anche voi mi state dicendo che la riga così da una parte mi sta bene, sembro più grande. In realtà a me piace, l'unico fatto è che mi dà fastidio. Quando la riga in mezzo, blocco qui, blocco di là, ok, vedete qui, l'ho bloccata, si toglie, però sì, non è male. Un'ora dopo ce la fa ad editare il vlog. E sì, sono ancora truccata. Ero un attimo presa dal fattore giveaway. Ho preparato il trolley, quindi già mi sono portata avanti. Qui c'è Gwenda che sta inseguendo una mosca e non riesco a farla uscire perché fuori si congela. Comincia a fare freddissimo. Non riesco a aprire le finestre per farla uscire. C'è sta mosca che gira. Gwenda, ti dà fastidio? Ma cosa hai fatto ai capelli? Ancora? Questo cane ha un problema con la frangetta qua. Ha visto la mosca? Dov'è? Quindi io direi che tanto la mia serata finirà così, tra preparare le cose per domani, struccarmi, eccetera eccetera. That's it. Spero comunque questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Non fate caso al cane che sta inseguendo magicamente la mosca. Ogni tanto io leggo nei commenti qualcuno che scrive, soprattutto nei vlog: Ila, non me ne volere, ma la vera protagonista del vlog è Gwenda. Perché quando io parlo specialmente in queste posizioni, ok, Gwenda magari sta sul letto, gioca, si rigira 20.000 volte e voi notate soltanto lei. Quindi sì, ve lo dico subito, non so cosa sta facendo. Quindi direi che ci lasciamo, sono le 9:30, quindi il vlog finisce abbastanza prestino, ma come vi ho detto prima è una giornata lunga. Vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo quando torno. Ciao.